dei giornali noi abbiamo dato conto delle altre morti di migranti che arrivano dall'Africa verso le nostre coste, ma in Africa ogni giorno oltre 400 madri muoiono per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. Per la giornata mondiale dell'ostetrica, l'AMREF vuole celebrare il ruolo fondamentale di queste professioniste sanitarie per la salute delle donne africane. Insieme a me c'è Roberta Rughetti, buonasera, responsabile AMREF Progetti Africa. Buonasera e Buonasera. benvenuta a Rai News 24. Allora, dove si continua a morire di parto in Africa? Beh, senz'altro nei paesi dell'Africa subsahariana, dai quali arrivano appunto molte delle persone che approdano nelle nostre coste. Qualche giorno fa abbiamo anche assistito ad una donna che aveva appena partorito. Il numero di morti materne, quindi immediatamente legate al parto, è ancora troppo alto e c'è bisogno di affrontarlo in maniera sistematica, rafforzando innanzitutto i sistemi sanitari e puntando sulla formazione di ostetriche che rappresentano la figura professionale in grado di assistere la donna in un momento così delicato per la sua esistenza e garantire che il parto possa rappresentare anche in Africa legittimamente un momento di felicità e di vita. Le leggo un dato: in Europa e Nord America il rischio che una donna muoia durante la gravidanza o il parto è di 1 su 4.700, in Africa 1 su 40, un divario appunto drammatico che può essere colmato grazie appunto, come diceva lei, probabilmente alla formazione di queste ostetriche. Assolutamente, nei paesi in cui noi operiamo per una donna è più facile rischiare la propria vita durante il parto che non completare i propri studi. Questo dà il senso di una fragilità e di una ingiustizia che deve essere affrontata immediatamente. I dati, tra l'altro, guardati in prospettiva non sono incoraggianti perché nel 1990 circa le morti in Africa erano il 42%, oggi sono il 62%. Questo significa che in questi contesti, in questi paesi estremamente fragili, è necessario intervenire. Intervenire da subito. Spesso mamme e bambini muoiono per cause banali e prevedibili, come malattie facilmente curabili, scarsa igiene nei luoghi del parto e accesso a fonti d'acqua pulita, distanze infinite da coprire per arrivare per esempio ad un ospedale, mancanza di informazione, scarsità di operatori e strutture sanitarie adeguate. Quindi quali sono le vostre iniziative per colmare questi deficit che hanno questi paesi? Noi intanto portiamo acqua pulita negli ospedali per fare in modo che il parto assistito possa essere garantito e possa garantire i minimi standard igienici. E poi ci occupiamo della formazione di personale qualificato, perché molti dei problemi legati al parto che portano anche alla mortalità o anche a delle infermità permanenti per le donne sono facilmente prevenibili, grazie a delle competenze, grazie all'assistenza di personale qualificato anche in grado di diagnosticare i casi più complessi e quindi riferirli agli ospedali, perché questa decisione spesso non è in mano alle donne che sono anche molto giovani e inesperte, hanno bisogno quindi di competenze che le accompagnino in questo Di un momento. supporto. Etiopia, Sud Sudan, Kenya e Mozambico sono i paesi dove l'impegno della sezione italiana di AMREF Health Africa è più presente. Una situazione particolare è quella del Sud Sudan, dove le ostetriche sono vere eroine invisibili. Sì, il Sud Sudan è uno dei paesi più fragili dell'Africa subsahariana, è uscito recentemente da una guerra civile e il numero e la proporzione tra personale sanitario e popolazione è assolutamente insufficiente. Noi come AMREF siamo presenti dal 1972 a sostegno dell'unica scuola di assistenti medici, che sono figure professionali in grado di favorire un'assistenza al parto qualificata anche attraverso operazioni chirurgiche e la scuola stessa forma appunto ostetriche ed infermiere che sono in grado di accompagnare la donna durante la gravidanza e poi nel momento del parto. Un parto sicuro rappresenta un momento importante non soltanto per la futura mamma, ma ovviamente chiaramente anche per il futuro bambino. E a ridosso della festa della mamma, per noi questa giornata è assolutamente importante da festeggiare e da E ricordare. allora noi festeggiamo e ricordiamo questa giornata e il ruolo fondamentale di AMREF per la salute delle donne africane. Allora io ringrazio Roberta Rughetti, buonasera e grazie per essere stata qui con noi. Grazie. E noi proseguiamo con